Allora, buongiorno, benvenuti di nuovo nella mia cucina. Come avevo promesso a una signora ieri, avrei fatto l'impasto del metodo Crusca dall'inizio, cercando di farlo nel miglior modo possibile, e ho deciso di farlo con la semola, perché sembra che questa semola sia un po' la croce e la delizia di molte persone. Facciamo il semola in purezza e iniziamo. Io mi sono preparata tutti gli ingredienti pesati, 160 grammi d'acqua, 160 grammi d'acqua, e tenetene 20 grammi per dopo, eventualmente dovesse servire. Poi vi spiego man mano. 160, 160, 250 grammi di semola in una ciotola, 250 grammi di semola nell'altra. Perché con la semola è bene fare un pochino di idrolisi mentre facciamo il primo impastino lievitato. Però adesso vi faccio vedere, adesso sparisco con la faccia e ho inquadrato proprio qui, ho messo queste trasparenti in modo che così vedete bene e prepariamo subito. Questa fase dura veramente poco perché sono due impastini molto veloci e li facciamo insieme. Allora, il primo... togliamo un po' di cose, perché altrimenti ci danno fastidio. Allora, facciamo il primo con il lievito. Questo lo mettiamo qui. Nelle 250 grammi di semola aggiungete 100 grammi di licoli oppure 4-5 grammi di lievito di birra secco oppure 120 grammi di pasta madre, mi sembra che era, vero? Sì, sì, 120 grammi di pasta, 150 grammi di pasta madre, insomma. 4-5 grammi di lievito di birra, oppure noi, insomma, siamo, molti di noi usano licoli, e quindi noi ci mettiamo i 100 grammi di licoli. Li mettiamo su i 250 grammi di farina. 75... sono 105 questi, li lascio, 5 grammi, non cambia nulla. Ecco, questo lo rimetto in frigo, guardate. A questo primo impastino aggiungiamo l'acqua, che io ho già pesato, 160 grammi, ok? 160 grammi. Prendiamo il cucchiaio, mescoliamo un pochino. Ecco, facciamo un pastino proprio veloce veloce, niente di particolare. Nella ciotola stessa, amalgamate bene gli ingredienti. Qui ci mettete allora soltanto acqua, semola e licoli. Se usate lievito di birra o pasta madre, anziché 160 grammi mettetene 170, perché la pasta madre è un po' più solida, il licoli acqua, il lievito di birra acqua non ne ha. Lievito di birra e pasta madre, mettetene un goccino in più a occhio, a sentimento. Ecco, comunque, diciamo, la consistenza deve essere questa, una bella pallettina gestibile, ok? Così. Questo adesso lo copriamo, questo è quello lievitato, Questo lo copriamo con la pellicola, sigilliamo per bene. Allora, e questo lo mettiamo qui, da una parte, qua. Con la farina
0, 1, 2, 3, io vi dico di fare poi, di fare questo lavoro dopo, quando quello è lievitato, e poi mischiarli insieme. Però siccome la semola ha bisogno di un po' di idratazione, cioè di assorbire un po' più l'acqua, altrimenti rimane sempre spugnosa, quindi ci conviene fare un po' di idrolisi. Allora, se voi lo fate a quest'ora, tipo a mezzogiorno, per impastare, che ne so, fra 5 ore fare l'incordatura, non mettete sale perché non c'è bisogno, però la semola specialmente, se la mettete in idrolisi, quindi acqua e farina a farle assorbire l'acqua, vi conviene metterci il sale. Se per esempio fate gli impastini la sera per incordare la mattina dopo, passate le 4 ore in idrolisi a temperatura ambiente, la semola metteteci il sale, perché il sale è un conservante e quindi non rischiamo, capito, che ci si inacidisce o cose del genere, ok? Quindi nella sera, io però per sicurezza la metto comunque, perché tanto non succede niente, male non fa, io per sicurezza ce la metto, anche se so che fra 4 ore massimo impasto, perché quello lì non ci mette più di 4 ore a raddoppiare, ok? Allora, queste sono le altre 250 grammi di semola, ci metto gli altri 160 grammi di acqua e ci metto anche, un'altra cosa, ricordatevi, il sale non dovete esagerare con il pane, ci va giusto, non superate mai, che vi dico, i 10-12 grammi per ogni mezzo chilo, perché il sale... Avete visto quando cuocete le verdure in padella che ci mettete il sale e che tirano fuori l'acqua? Il sale fa rimanere, se ci se ne mette troppo, fa rimanere la mollica bagnata. Ricordatevela sta cosa. Sale, cautela. Ecco qua, pizzichetto, capito? E basta, ecco, è sufficiente. Così. Ci metto il sale, prendo un cucchiaio pulito perché qui c'è il lievito, se no faccio danni. E mescolo come quell'altro. Ora, a questo punto, sempre a sentimento, cioè purtroppo non vi posso dare dosi precise al grammo, perché questa è una cosa che dovete sentire voi. Allora, se vedete che rimane troppo asciutta, e questa rimane troppo asciutta, io la sento troppo asciutta sta semola, ci mettete, prendete un bicchiere d'acqua. È troppo, vedete quanto è asciutta, è troppo, ecco, qui ci abbiamo ancora, deve essere un po' più morbida. Allora, riprendete quei famosi 20 grammi d'acqua che vi avevo detto prima, no, che so più o meno questi, a goccine, così, ma proprio a goccine, ecco. Io per esempio ho delle semole che mi assorbono tantissimo, delle semole che non assorbono niente, cioè le farine che... Non mi stancherò mai di dirlo, non so tutto uguale, capito? Ecco, questa deve essere un po' più morbida. Ecco. Guardate, c'è andata tutta. Faccio bene, io dico che col semola è 170, 170, punto. Però ho sempre paura che poi mi trovate al supermercato la semola che non assorbe tanto e mi fa i pacocchi, tanto l'acqua, quei 20 grammi in più d'acqua fate sempre in tempo a mettercela. Ecco, vi faccio vedere che consistenza deve avere l'idrolisi, così vi regolate, deve essere più morbida dell'altro, vedete, ecco, deve essere più, ecco, così. Allora, qui c'è solo acqua, farina, semola e sale e basta. Ecco, facciamo così, questo molto brevemente, anche questo, ecco, e abbiamo fatto anche l'altro impastino. Questi qui adesso li mettiamo uno accanto all'altro, l'altro li libera moltissimo, questo invece si assorbe tutta l'acqua che gli abbiamo dato. Copriamo anche questo, eccolo. La prendiamo, se no si secca, deve essere bella sigillata, così anche sotto fategli fare
il giro, così. Adesso mi sono pure che se non entra, se non entra l'aria. Eccola. Ecco qua. Adesso questi li mettiamo uno accanto all'altro. Questo è quello che sta lievitando, il preimpastino. E questo invece è di Dionisi. Quando questo qui avrà riempito tutta questa ciotola, che sarà tutto pieno perché avrà lievitato, sarà raddoppiato e oltre, andiamo ad unire i due impasti e li incordiamo alla perfezione. Ma questo sarà lo step successivo. Intanto, se lo volete fare insieme a me, preparatevi queste due cose. Facili facili, cose che ci si mettono 3 secondi. Ci si mette più a pesare gli ingredienti che a farlo. Ok? A dopo.